piacere, io mi chiamo Giulia. Ciao Peter. Piacere Matteo. Strips è la prima web serie dedicata al mondo dei comics. Dopo il grande successo della prima stagione è arrivato il momento di Strips 2. Che cosa cambierà rispetto alla prima serie? Cambieranno un sacco di cose. Inizialmente ci tengo sempre a dire che Strips è un progetto a budget zero. In quanto a budget zero, diciamo che è soggetto a problematiche che magari uno non si rende conto. Tra queste problematiche magari la disponibilità delle persone che ne fanno parte. Quindi, alla fine della prima stagione, purtroppo, molte persone se ne sono andate. Il progetto rischiava di morire e io, in quanto autore, che non volevo lasciarlo morire, ho intrapreso questa odissea alla ricerca di nuove persone con la quale realizzare una nuova stagione. Infatti a noi non piace tanto parlare di Strips 2, quanto proprio a una nuova stagione, un nuovo Strips praticamente. C'è stato proprio un restyling praticamente della serie. Nella nuova stagione la storyline, diciamo, principale continuerà, ma il focus si sposterà da quello che è stata la fumetteria della prima stagione, che partecipava a un concorso di fumetti, a quello che è il concorso vero e proprio. È come se prima abbiamo mostrato un pianeta di questo universo narrativo e ora vi mostriamo l'intero universo narrativo. Perché di sitcom voi parlate di mockumentary? E come si racconta una storia attraverso un mockumentary? Allora, io in quanto sceneggiatore e regista di questa nuova stagione, si racconta una storia in un mockumentary. È una cosa fighissima, ma è anche una cosa molto, non posso usare parolacce, ma molto difficile, diciamo, ok? Perché mockumentary è documentario finto dove viene tutto ripreso da camere, telecamere che esistono davvero a livello di storia, a livello narrativo i cameraman esistono, sono dei personaggi. Praticamente quindi tu devi raccontare una storia ma trovando il modo di far sì che ci siano sempre delle camere che la inquadrano a livello narrativo. Dobbiamo trovare lo stratagemma, allora camere di sicurezza che inquadrano quello che succede, cameraman che arrivano all'ultimo, personaggi che rubano una camera e iniziano a fare i vlog inquadrandosi, a raccontare le cose e casualmente incappano in qualcosa che sta succedendo. Quindi narrativamente è stato davvero 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 complicato e lo è tuttora. Spesso ci dobbiamo confrontare, dobbiamo capire da che punto di vista lo inquadriamo, come posizioniamo una camera, ma è credibile una camera in quella posizione come camera di sicurezza? Quindi anche il tecnico del direttore della fotografia, un po' della regia, diventa narrazione. E in più devi giocare, almeno se sei matto, giochi con quello che c'è davanti ma anche dietro la camera. E allora vedi qualcuno che è inquadrato, che fa così come se io adesso guardassi in camera, vedo qualcosa che sta succedendo là, mi alzo, vado via, è perché sta succedendo narrativamente qualcosa dietro la camera, che fa parte della storia. Diciamo che forse la cosa più difficile è appunto quello di creare un set praticamente a 360, ovvero creare una scena in cui possano interagire gli attori con te, con tutto quello che si trova intorno. Ed è molto difficile, soprattutto quando giri con budget zero. Anzi, dall'altro, girando totalmente in digitale, in una qualità full HD, siamo spesso un attimino in discussione su come fare in modo di creare appunto il mockumentary, perché spesso dobbiamo sacrificare un pochettino la qualità delle riprese per far vedere che appunto è una cosa abbastanza improvvisata. Certo. Quindi è molto più difficile far finta di creare tutto ciò. Quello che lui ha detto vale anche per, immaginate un fantasma qui, il signor Loisi, Mattia Loisi, il nostro scenografo. Ciao, perché Mattia, non è pervenuto. Ciao Mattia. Sì. Gli stessi problemi che ha la direzione della fotografia per piazzare le luci che rischiano di essere inquadrate, li ha scenografia che deve allestire tutto quanto perché tutto può essere inquadrato. Vabbè, l'obiettivo che stiamo raggiungendo è raccontare qualcosa che ai giorni nostri non si è ancora visto. Ci stiamo provando. Lo stiamo raggiungendo. Ci volete raccontare in breve la vostra esperienza di Cartoonix? Allora, dunque, da quel punto di vista lì... Sì. Ma... No, io sto facendo un'intervista. Ma senza di noi nessuna intervista lì. Signor Cesare. Allora, tutto quello che noi abbiamo raccontato è reso possibile grazie a loro. Sono gli attori, il cast di questa nuova stagione. Persone... Attacca sto telefono. Persone in gamba che credono in noi, dando il loro contributo, attori che ci seguono e ci credono. Ora rispondo alla tua domanda su Cartoonix. Sì, davvero vorrei ringraziare anche su Cartoonix, perché quest'anno ha creduto in noi, dandoci appunto la possibilità di fare questo scambio di favori, dandoci appunto questo stand in cui noi abbiamo potuto realizzare le nostre attività. E per noi è importante perché siamo una realtà comunque molto piccola, nonostante sì, abbiamo fatto la prima stagione che ha avuto un discreto successo, ora stiamo lavorando da un anno a questa seconda stagione che deve ancora uscire. Ma comunque non abbiamo ancora dei grossissimi numeri sui social e quindi a parer nostro, se una realtà famosa come Cartoonix, comunque che è un'istituzione nell'ambito del fumetto, crede in noi, ci dà la possibilità di fare questo scambio,
per noi è davvero tanto importante ed è, cioè, davvero un grosso aiuto che ci sta dando per mostrarci e allo stesso tempo, cioè, ci alza l'autostima, non so come dire, e ci fa un grosso favore.